In questi giorni di ripartenza sono tanti i cantieri riaperti, post-sisma e Covid hanno frenato molti lavori. Caso particolare invece è quello di località Conce a Coridonia, dove il Consorzio Eureka e l'amministrazione comunale sono riusciti a far ripartire dopo tanti anni la lottizzazione della zona industriale che porterà alla costruzione di 4 nuove sedi aziendali. Ripartono le attività, quindi riparte il motore economico che si è fermato per troppo tempo, quindi questo è già un primo momento importante. Secondo, un riconoscimento per le aziende coinvolte, che sono tutte aziende di primaria importanza, che porteranno sviluppo e lavoro a Corridonia. Questa è la cosa più importante, è stato fatto un grosso lavoro, voglio ringraziare tutti quanti quelli che si sono impegnati per portare a termine questo importante lavoro per le loro aziende, ma anche per la nostra comunità. I primi lavori riguardano opere esterne alla lottizzazione, ma parte integrante delle opere di urbanizzazione necessarie a far partire l'intera zona industriale. Opere diciamo accessorie, soprattutto legate alla viabilità, che serve appunto per legate al fatto che con la partenza di questa zona industriale chiaramente si prevede un carico di traffico in aumento, e perciò erano state già progettate da tempo queste opere collaterali e che adesso saranno realizzate. Qui stiamo vedendo la rimessa in pristino della strada che era stata cominciata e non terminata, che era una strada di penetrazione alla lottizzazione quando si esce dalla superstrada. La nuova lottizzazione è molto grande, 14 ettari di terreno, ma con 4 blocchi solamente, 2 più piccoli della Lulè SRL di Tolentino e Immobiliare Semproni, ditta della holding del gruppo Lube, e 2 molto più grandi di Remater Lazzi e Fagiolati Pumps. Oggi è una giornata positiva perché finalmente sblocchiamo questo cantiere che è fermo da qualche anno, superate tante problematiche a livello tecnico e burocratico, ripartiamo anche se il periodo è dei peggiori. Certo, mesi fa c'era più entusiasmo. Qui è previsto logistico, una piattaforma logistica dove poi verrà centralizzata tutta la gestione delle merci per la distribuzione nelle 5 regioni dove siamo presenti. Prenderemo tutti i tempi necessari, ma lo portiamo a termine. Sì, sono emozionato perché ogni volta che prendevo la superstrada guardavo quella porta edilizio là, così dico porca miseria, i nostri 50.000 metri nella posizione secondo me più bella per fare un'azienda vicino Macerata, per cui anche la logistica penso che sia quella che avevo pensato nel 2006 quando acquistai i terreni qua dai contadini. Speriamo 6-8 mesi. I nostri investimenti come azienda personali sfiora tra i 27 e i 31 milioni, di cui 5 e mezzi già l'abbiamo pagati con l'acquisto del terreno, la lottizzazione, la progettazione. È una cosa chiara, che vorrei fare l'azienda del nostro settore senza dubbio la più bella d'Italia. Ultimo pensiero dell'imprenditore maceratese dedicato alla moglie Fiorella. Che sia interessata di tutti i particolari, i dettagli tecnici e anche legali, spesso senza presunzione posso dire superando anche le competenze degli avvocati.